Buongiorno a tutti, sono Alessandro e presento al gruppo Roboticamente Pinocchio dell'Istituto Comprensivo di Santa Torino di Susa, in provincia di Torino. La nostra squadra è composta da 10 ragazzi, ma il progetto è stato svolto anche da una ragazza che ci tenevamo a salutare e ringraziare perché ci ha aiutati a preparare lo spettacolo. Il nostro gruppo si è formato all'inizio di novembre e abbiamo da subito lavorato in armonia, divertendoci. Dietro le quinte abbiamo scherzato, ma ci siamo anche impegnati. Le ultime due settimane, soprattutto, sono state molto impegnative. Alcuni insegnanti ci hanno permesso di continuare con la realizzazione di questo progetto anche durante le loro ore scolastiche. In alcuni giorni ci sono venuti ad aiutare anche i nostri compagni dell'anno scorso, campioni d'Italia di robotica 2013, ispirandoci e invogliandoci a dare il massimo. Oggi vi presentiamo la scena della favola di Collodi, nella quale Geppetto viene inghiottito dalla balena e Pinocchio va a cercarlo. L'idea di presentare questa scena è stata praticamente immediata. Subito ci siamo messi d'accordo sul pensiero di dover costruire una grande balena. Nonostante tanto tempo speso per questo, siamo molto contenti e fieri del nostro lavoro. Per la costruzione delle onde non abbiamo utilizzato i Lego NXT, ma gli Scribbler. Abbiamo anche deciso di utilizzare gli strumenti musicali perché ci sembrava una buona idea e volevamo anche ringraziare il professore di strumento per le ore dedicate a noi e per il loro impegno. La scena all'inizio è piuttosto drammatica, ma vi garantiamo un lieto fine. Sperando che vi piaccia, a voi lo spettacolo. Figliolo, vieni qua da me. E i due si abbracciano, piangendo per la comodità.